Nuova Pescara con la fusione dei tre comuni, Pescara, Montesilvano e Spoltore. Il dibattito politico va avanti e si accende anche la polemica per il nome da attribuire alla nuova e nascente città. Intanto questa mattina c'è stata una riunione e allora ci facciamo raccontare tutto da Marina Moretti, che è collegata in diretta con noi. Buongiorno Marina, allora quali sono le novità? Buongiorno. Buongiorno a te Anna. Allora, le novità le vedremo nel servizio di questa sera, perché la riunione si è veramente appena conclusa. Riunione di cui tra l'altro si sapeva e non si sapeva, nel senso noi giornalisti, ma lo sapevano evidentemente i sindaci. Posso solo dire che questa mattina ho già ascoltato nella mattinata sia il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che il sindaco di Pescara Carlo Masci, il sindaco di Spoltore Chiara Trulli e il sindaco anche di Montesilvano Ottavio De Martinis, nonché presidente della provincia. Tutti insieme si sono visti, sono appena usciti dalla porta della regione, qui dove mi trovo, al Palazzo del Consiglio regionale in Piazza Unione, per una riunione in cui si è parlato, diciamo, forse di tutto tranne che del nome, nel senso che il nome, tutti i sindaci mi hanno detto, è davvero l'ultimo dei problemi. I problemi o comunque le questioni da risolvere sono più di carattere pratico, tecnico, a cominciare non so, dalla raccolta differenziata, dal sociale, dal nome delle strade, insomma ci sono tante questioni da dirimere, ma l'importante è che questo lavoro si stia facendo. Qualche giorno fa c'era stata una lettera, ci ha raccontato il sindaco Masci, che lo stesso sindaco ha voluto scrivere agli altri due colleghi sulla questione del nome, ricordando come anche Pescara sia da tradizione d'annunziana Pescara e come debba essere mantenuto questo nome. Nessuna preclusione in particolare né dal sindaco di Spoltore Chiara Trulli, che ha detto anzi io credo che Pescara sia comunque il nostro punto di riferimento e mi sento anche pescarese, e né anche dal sindaco di Montesilvano, il quale poteva sembrarle più perplesso, in realtà ci ho parlato poco fa, mi ha detto non è una questione di nome, certo è che non si devono fare passi avanti, come dire, nessuno deve dire si chiamerà Pescara e gli altri si devono aggregare, ma ci si deve sedere attorno a un tavolo e tutti in coro dire dovrà chiamarsi Pescara. Mi sembra che sia comunque una questione risolta o in via di risoluzione. In ogni caso nel servizio di questa sera e anche nello speciale delle 18.50 sapremo meglio il parere dei rispettivi primi cittadini. Si discute ovviamente degli emendamenti presentati da Lorenzo Sospiri, anche perché sono, come dire, mettono anche dei cardini e dei paletti a questa nuova Pescara, che si fa, non si fa, si fa, non si va. Beh, adesso ci sono delle scadenze precise e se tutto va bene nel 2027, tra l'altro anniversario della costituzione della provincia di Pescara, questa nuova o rivisitata città vedrà la luce e forse, probabilmente, senza aggettivi, senza nuova, senza grande, senza nulla, Pescara e basta, chissà. Se il mio è un vaticinio, Anna, non lo so. In ogni caso appunto ne continueremo a parlare, intanto grazie Marina per insomma, aver puntualizzato quanto accaduto questa mattina.